Abbiamo appena finito di vedere una partita vincente, Torino vince 70-63 contro Casale, un derby, ma soprattutto la novità è che Torino vince. Sì, diciamo che quello che forse ci mancava, la voglia, la convinzione, l'idea di vincere, non eravamo più abituati. Beh, direi che oggi in campo non so se ho visto il gioco che vorrei, forse non ancora, ma sicuramente ho visto un grosso voglia dei giocatori, gli occhi giusti, e comunque sarebbe andata, mi sarei divertito perché li ho visti veramente convinti. Diciamo la verità, Torino ha perso troppe partite ultimamente, ma tutte veramente senza arrendere le armi in realtà, cioè è mancato sempre, sembrava un qualcosa. Poi è successo le polemiche che abbiamo visto sui giornali, non ne parliamo più, però è successo invece, forse mi dicono, un incontro chiarificatore e forse si è visto in campo. Ma gli incontri servono, perché se ognuno di noi mette il suo contributo dicendo idee, dando consigli, mettendo in discussione il proprio operato, è probabile che si costruisca qualcosa. Se non c'è la volontà di confrontarsi, questo non succederà mai. Poi diciamo che Pilastrini ci ha già abituato l'anno scorso a perdere un certo numero di partite di fila, forse è una sua strategia, forse è un suo modo di essere, forse vuole preparare la squadra per i giorni giusti, quindi quello che succede nel frattempo quando hai una qualificazione nei playoff quasi certa, non dico che è ininfluente, però è meno importante che non la lungimiranza di preparare per il periodo che conta la squadra. A questo punto possiamo dire quasi matematicamente, non ho visto la classifica, i playoff sono conquistati, anche prima erano ragionevolmente, adesso forse matematicamente, adesso c'è da capire una griglia forse da conquistare, tre partite, una più difficile dell'altra. Qual è l'aspettativa che PMS si attende per iniziare questi playoff? L'aspettativa è di fare il primo turno playoff col vantaggio campo. Quindi ci aspettiamo qualche vittoria nelle ultime tre partite. Ma se impariamo a vincere, magari poi non riusciamo più a perdere. Sperando che abbia rimparato a vincere, cosa che tra l'altro nell'era Terzolo PMS ha imparato abbastanza bene in questi anni, che dici, come bilancio? Noi come Cuore Giallo Blu abbiamo una specie di resoconto storico e mi sembra che il bilancio sia molto più verde che rosso. Ma sicuramente il bilancio è positivo, insomma strada ne abbiamo fatta tanta e risultati ne abbiamo ottenuti un'immensità, forse al di là delle aspettative. Il problema è che comunque giochi domenica dopo domenica e domenica dopo domenica non vuoi fare male, vuoi sempre fare meglio e quindi andare ai playoff per la prima stagione come matricola potrebbe essere un obiettivo importantissimo per una realtà, per noi non lo è, è un obbligo andare ai playoff, poi dobbiamo anche tentare di farli al meglio possibile. Noi sentiremo Paolo con le Wolfie della stagione, speriamo di sentirlo fino a giugno. Io sono qua, non vado in vacanza. Grazie Paolo. Grazie a voi.